Il nostro ospite di oggi è un attore, è un doppiatore, è un cantante, è un compositore. Mamma mia! Inizia la sua carriera giovanissimo. Non si annoia mai. Non si annoia mai, è vero. Molto simpatico anche, tra l'altro. Inizia la sua carriera giovanissimo. E allora il tempo vola al 1956 ad un film prodotto da Carlo Ponti. È la notte di Natale, questa è la storia del film, quando il protagonista, un macchinista di treni appunto, ecco perché siamo partiti con quella canzone, interpretato da Pietro Germi, di ritorno dal suo lavoro fa la solita sosta serale all'osteria e lì, ahimè, si abbandona al vino. A riportarlo a casa sarà suo figlio Sandrino, interpretato proprio dal nostro ospite di oggi. Guardiamo la clip intanto. Al marciapiede numero 4, più rapido da Milano. Ehi, ciao Sandrino! Ciao papà! Sandrino, questa sì che è una bella sorpresa. Oh, ma lo sa la mamma che sei arrivato fin qua? Buon Natale, Sandrino! Auguri, tanti regali! Oh, ci passi tu in cooperativa? Ma va, ci penso io! Sai papà, sono passato sotto il naso di quello della porta. Prima voleva filmare, ma io ho fatto come te, ho detto servizio. Ah, sei stato in gamba. Ma un'altra volta ricordati, Sandrino, tu devi dire così: sono il figlio di Andrea Marcocci, il macchinista dell'R48, eh? Largo! Sandrino, arriva Babbo Natale. Ehi, leggerini quest'anno, eh? Sì, ma è vino di marca. Che è, bianco? Rosso. Asciutto? Ma che asciutto, dolce. Te lo regalo. E piantala con quei quattro peli. Sì. Sbaglio? O ti sono ricresciuto? Eh? E sbagli. E allora con questo bel sorriso non vediamo l'ora di dare il benvenuto al nostro ospite. Era un bambino ma è cresciuto nel frattempo. Attore, doppiatore, compositore, cantante, do il benvenuto a Edoardo Nevola qui nel nostro studio. Ciao. Benvenuto al Tempo Vola. Grazie, grazie. Come stai? Benissimo. Emozionato? Un po'? Sempre. Sembra di sì, sempre. No, ma la bellezza di fare questo lavoro è vabbè, che... Vabbè, ma hai cominciato che avevi... Quanti anni avevi? 5, 6, 7 anni? No, io c'è stato un film prima del Ferroviere, Lacrime d'amore, che era un film... E quanti anni avevi? Lì avevo 6 anni. Ecco, pensa un po', insomma, dovresti aver fatto il callo, quantomeno. Vai pure a depositare l'oggetto. Intanto che saluto la valigia. Buonasera. Allora, scegli tra lavoro, ferite, sentimenti o gioco. Allora, Edoardo, mentre ti apprestavi a entrare nel nostro studio con la tua bella valigia di ricordi, ci hai detto che in realtà quello lì che abbiamo visto insieme non è il primo film che hai fatto, ce n'era uno prima. Allora ti chiedo, qual è stato il primo momento in cui il piccolo Edoardo si avvicina al mondo del cinema? Beh, io ero un bambino molto, molto vivace, molto, molto carino. L'abbiamo visto. Qui vorrei fare una parentesi, no? Non è possibile riconoscersi. È molto curioso vedere l'excursus di una persona tutta la vita, no? Perché io il 23 di questo mese, siamo nel febbraio del 2014, compio 66 anni e quindi la cosa più bella che sento è che sono ancora, ho ancora quel sorriso, io sono ancora Sandrino. È chiaro che come faccia il fisico cambia, no? Però quello che conta di più è l'anima di una persona. Assolutamente d'accordo. Però torno alla mia domanda: qual è stato il momento nel quale hai avuto il primo contatto con il cinema? Quindi, essendo così carino, essendo così vivace, poi particolarmente ero anche particolare, nel senso che regalavo i soldi, buttavo il gatto dalla finestra, meno male che stavo al primo piano, per cui non si faceva male. Niente. Povero gatto. Meno male. Povero gatto, io guarda, sono un animalista. Ma al cinema, quando ci sei arrivato? Allora, per arrivare al punto, un'amica di mia madre disse, è così carino, perché non lo porti a fare un provino al cinema? E feci questo Lacrime d'amore, che era un film dedicato a Achille Togliani,
con Otello Toso su una nave, mi sono divertito molto. Ha fatto una bellissima puntata su Togliani. E poi invece i primi ricordi forti sono stati del Ferroviere, perché era l'evento dell'anno, per cui al provino partecipavano 1500 bambini. Addirittura? Poi mamma mi raccontava tutto quello che accadeva a ste mamme che si preoccupavano, perché le mamme degli enfant prodigi, su questo voglio puntualizzare, sono stato molto fortunato. Io non sono stato mai, grazie a mia madre, non mi sono mai sentito un enfant prodige, e mi ha mantenuto sempre naturale. Come è giusto che siano i bambini, come è giusto che siano. Allora, però, adesso facciamo un salto in avanti, poi torniamo a questo periodo, perché da attore... Poi diventi doppiatore, anzi diventi subito doppiatore praticamente. Mi doppio, certo. Perché ti doppi anche dentro nel film, Ferroviere. Nel Ferroviere. Prima si gira, poi ci si autodoppia, quindi doppiatore da subito. Ma poi ti dai anche alla musica a un certo punto. E a proposito di cinema e di musica, a un certo punto della tua vita metti insieme queste due cose e realizzi la sigla di un telefilm che vede la sua prima puntata nel 1992 su Italia 1, un telefilm di grande successo che ha avuto anche il merito di portare al successo Will Smith, che era l'interprete di questo telefilm. Lui interpretava la parte di un cantante rap che va a vivere con dei ricchi parenti in una bella villa a Bel Air. Era Willy il principe di Bel Air. La sigla nella versione originale la canta Will Smith, nella versione italiana la canti proprio tu. Ma davvero? Vero? Willy è un mio fiore all'occhiello. Ok, allora ce l'ascoltiamo e poi ci dici qualcosa, va bene? Va bene. Ok, Will Smith, anzi, Edoardo Neula, il principe di Bel Air. Ehi, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capovolta sotto sopra sia finita. Seduto su due piedi, qui con te, ti parlerò di Willy, super fico di Bel Air. Giocando a basket con gli amici sono cresciuto, me la sono spassata. Wow, che fissa ogni minuto, le mie toste giornate filavano così. Tra me che tiro a canestro, un film di Spike Lee. Poi la mia palla lanciata un po' più in su andò proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Il più duro si imballò, fece una trattola di me. E la mamma preoccupata disse: vattene a Bel Air. L'ho pregata, scongiurata, ma dalla zia vuole che vada. Lei mi ha fatto le valigie, ha detto: va per la tua strada. Dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire, con lo stereo nelle orecchie ho detto: qua è meglio sgommare. Prima classe, ma è uno sballo, spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a Bel Air per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collaudato, come in Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, portami a Bel Air! Wow, che forza! ma bellissimo, poi tutti i cambiamenti di voce, insomma, wow. Bellissimo. Ma tutti ce la ricordavamo. Ma io benissimo, tutte le puntate penso di aver visto. Questa sigla. Noi siamo cresciuti così. Di farla così. Calcola che... accadono fatti di questo tipo, che io cammino per strada nel mio quartiere e passano in macchina e mi cantano la sigla. Immagino. E questo mondo di internet è meraviglioso, mi dà delle soddisfazioni fantastiche, perché questa positività, io l'ho fatta con tanto amore questa sigla, e mi ha ridato tantissimo, ma proprio tanto, perché anche la scoperta che nuove generazioni, non soltanto che si parla del 92, siamo nel 2014, sì. Per cui si poteva dire sono 150 puntate, sono passate, ma sono ripassate, sì, ripassate. Ma è la serie più passata in assoluto e amata. È andata bene, dai. Io sono talmente contento quando mi dicono: mi hai accompagnato nella vita con questa sigla. Senti, curiosità molto venale,
ma economicamente il fatto di aver fatto qualcosa che passa e ripassa più volte all'anno per decenni e decenni vale anche nel tuo portafoglio, oppure una volta che sono ceduti i diritti quelli là stanno e non ti entra più niente in tasca? Ma questa è una cosa che bisognerebbe fare una puntata su questo. Addirittura? Eh sì. Quindi diciamo che in teoria dovrebbero entrarti, ma poi nella pratica forse il sistema è un po' a qualche bug da qualche parte. Esatto. Ok, vabbè. No, la risposta è stata tale per cui ho capito che... Dimmi. Non è stato un esito positivo, credo. Non è stato un esito positivo sicuramente per lui, credo, no? La posizione del cantante o dell'autore qui in Italia grazie alla televisione, grazie al doppiaggio, al teatro anche di serie A che ho fatto eccetera, ho la fortuna di aver avuto l'Empals, ma se fossi nato cantante, attore, quello che sono diventato, ho una vita atipica, nel senso che ho diverse vite, cantante, no? Compositore. Gli incontri mi hanno trasformato, mi sono innamorato continuamente. Io sono altrimenti non ce l'avrei fatta. Innamorato, se no? Se non fosse stato per. Se avessi incontrato, non so, un filosofo, è probabile che sarei diventato un professore di filosofia, insomma. Sono poi gli incontri che ti fanno cambiare. Va dove ti porta il cuore, diceva qualcuno. Sì, va dove ti esatto. porta la vita anche. E, allora, è la cosa più importante, perché è la strada più dura. Assolutamente. Va e noi dal ferroviere siamo partiti oggi. Il bambino del ferroviere, il figlio di Pietro Germi, era Edoardo Nevola, nostro ospite oggi al Tempo Vola. Ma poi ci sono stati anche tanti altri film, addirittura delle canzoni che sono approdate a niente poco di meno che Renato Zero, ma ci arriviamo tra poco. Intanto qui davanti a me, a coprire la facciona del DJ, c'è oggi una bella locandina, eccola qua. È l'uomo dai calzoni corti. Ecco. Ecco, si vedeva meglio prima. Era meglio che non la toccavo. Hai fatto il danno. L'uomo dai calzoni corti, che in realtà si chiama anche L'amore più bello, no? Altro film che ti vedeva protagonista sempre da bambino. Che ricordo hai di questo film, Edoardo? L'uomo dai calzoni corti è molto bello perché, infatti poi L'amore più bello perché la mamma, no? È un bambino che scappa dal befotrofio nascondendosi in una bara, era falegname, in una bara di legno e attraversa tutta l'Italia per cercare la mamma da solo. È un film di coraggio e speranza, dimenticato perché qui in Italia purtroppo è il paese dove si dimenticano. Io sono stato testimone dal 1954 dello spettacolo a tutto sesto, cioè perché si faceva tutto, dal doppiaggio al cinema, alla televisione, alla radio. Perché dici che è il paese dove si dimentica? In realtà, si dimentica perché in realtà il revival è sempre di moda. Io spero molto invece che ci ricordiamo, perché è un insegnamento, si lavorava in un altro modo, ora si lavora, bisogna realizzare tutto con molta velocità. Quello è vero. E non abbiamo insegnanti, non abbiamo esempi. Quello è vero. Adesso bisogna essere raccomandati addirittura per fare un provino. Andavo al Teatro Argentina, c'era una commedia da fare, c'era anche A Colla, mi ricordo una volta. Povera Colla, perché ho tanti compagni che sono andati in cielo e stiano in pace. Un altro grande doppiatore. Però era facile, avevamo gli esempi e avevamo anche la possibilità, che aveva le attitudini. Ovviamente non era facile, perché come hai detto tu, 1500 provinanti per il film, però poi uno alla fine veniva scelto e magari non era figlio di nessuno, no? No, ma dai, è stata molto bella. Ci sono delle consonanze sempre nella vita. Le cose più belle della vita sono quelle della sorpresa della vita. È vero, no, guarda, mi sono permesso, Edoardo, a parte perché
veramente, cioè, vedo che c'è una certa empatia tra noi. Poi sei stato tu stesso, no, a dire all'inizio sono figlio di nessuno, così mi hanno chiamato figlio di nessuno, e poi sapere che il figlio di nessuno diventa il bambino del film più grande di quell'anno, insomma, è una gran bella soddisfazione e anche una testimonianza di quello che stai, appunto, una conferma di quello che ci stai testimoniando. Edoardo, senti, abbiamo detto c'è un momento della tua vita nel quale si prende tutt'altra piega. Il cinema rimane un po' in secondo piano e arriva la musica. Qual è questo momento? È sempre questione di provini. Io il primo passo è stato passare fare l'attore, ma anche il doppiatore, e andare alla radio. Addirittura ho fatto un carosello che facevo Mozart, in qualche carosello di quegli anni sono anch'io. Mm-hmm. Poi dopo, andando avanti, negli sceneggiati televisivi famosi, tipo I Miserabili, il giornalino Gian Burrasca con Rita Pavone, sì, che è una mia cara amica, E mi chiamò Mario Ferrero per fare La Colpa del Giardino. Ebbi il primo impatto in teatro, che è stata una delle cose più belle della mia vita. Il rapporto che non può sostituire un computer, un pad, un telefonino. C'è il pubblico. Il rapporto lì. Umano. Ma la musica invece? E l'anno dopo io stavo in treno, stavo ritornando ogni 15 giorni si tornava, cioè avevamo un giorno di riposo, tornavo a casa. E sapevo dai miei colleghi che c'era l'evento dell'anno, la commedia musicale, Hair. Mi presentai tranquillamente anche al Teatro delle Arti, dove... E non eri un cantante tu? Ho scoperto, io bene o male, non so, negli anni nel 68 c'erano tanti gruppetti, no? Andava di moda. Ah, facevi parte di uno di questi? No, magari avevo un amico, magari gli andavo a trovare, cantavo una canzone dei Beatles, okay. Ma così per gioco, non sapevo di... Nel provino di Hair era fondamentale anche saper cantare. E lì ho scoperto che sapevi cantare. Ho avuto anche questo dono. Però ho studiato poi dopo, Certo. Però questo è stato l'inizio. Allora io raggiungo il nostro Edoardo e continuiamo a parlare di musica, Edoardo, perché quello era solo l'inizio, quel provino. Poi arriva a un certo punto Loredana Bertè e anche addirittura Renato Zero. Come sono arrivati? Sì, perché poi chiaramente bisogna non dimenticare l'Orfeo 9, che è stata la prima opera rock in Italia. Adesso sì, uscirà il DVD finalmente. E ho fatto diverse commedie musicali. Però facevo anche radio anch'io nel 78. Ah, diretto da Giorgio Bandini, un radio anch'io, poi allora erano dei contenitori straordinari. Come arriviamo a Bertè Zero? Capita Renato come ospite, perché ed era un contenitore straordinario, venivano scienziati, cantanti, ho conosciuto. Arriva Renato come ospite? Io ero lì come attore, perché avevano anche l'idea di fare in 10 minuti uno stralcio di una commedia in diretta. Era emozionantissimo, okay. Bellissimo. Capita lì Renato, col quale avevo fatto Hair, sì, e l'Orfeo 9, che vorrei ricordare adesso, Tito Schipa Junior. Sì, l'abbiamo avuto ospite, si è seduto su questa stessa poltrona. Sì. Quindi arriva Renato Zero, con cui avevi già collaborato. E mi dice, senti, no, vieni a trovare a casa. Oh. Vado a casa sua e mi fa sentire le sue canzoni su un allora andavano questi lettori con le cassette, e mi ha scelto per fare, mi ha scritto tre canzoni bellissime, Il Mago delle Nuvole, mi ha prodotto un 45 giri con Il Mago delle Nuvole e Il Tempo, con dei collaboratori straordinari come Piero Fermati Pintucci, qua. Evangelisti. Hai detto Il Tempo. Il Tempo. C'è un duetto, tu insieme a Renato Zero. Sì. E noi non possiamo non ascoltarlo. Edoardo Nevola e Renato Zero, Il Tempo. Una ruga sul torso, una ruga nel cuore. Voleva dire certezza, voleva dire cambiare. Voleva dire morire, poi rinascere ancora. La legge non seguirò.
sentirò arrivata e tu mi avrai già consumato. Questa davvero è una perla, i due, Edoardo e Renato Zero insieme. Ma tu hai detto a un certo punto nel corso della nostra chiacchierata l'importanza della speranza, del coraggio e della speranza, e non alla rassegnazione. So che su questo hai scritto qualcosa, vero? Sì, dato che siamo in tempi molto duri, io sono molto preoccupato per i ragazzi, soprattutto. Ce lo vuoi leggere? Scrivo anche poesie adesso, peraltro. E volevo leggervi un... Prego. Farvi un cadeau di una mia poesia. Prego. Vita uguale lotta. Vita uguale lotta. Morte uguale rassegnazione. Dalla rassegnazione nascono i perdenti, gli stuprati dalla vita. Giovani allo sbando, che invece di crescere e creare se stessi, mostrano la loro forza nell'elevarsi dal branco sputando rabbia per sentirsi qualcuno, che non è altro che un grido disperato colmo di vuoto. Di questo siamo responsabili con la rassegnazione. Prima di uccidere noi uccidiamo un quattordicenne che, vedendo noi rassegnati, non crede più a niente. Vita uguale lotta per noi, ma soprattutto per loro. Albe spente che devono riaccendersi della luce della speranza. Alzati Lazzaro e cammina. La speranza è una cosa concreta, è il coraggio di non rinunciare alle migliaia di sfumature di colori che regala il sole al suo sorgere. La speranza è lotta dura, aria pulita, forte, un potere immenso nelle nostre mani. È tempo di coglierla. Forza! Forza di luce che frantuma la rassegnazione in una esplosione di pace viva, di un'onda inarrestabile, spumeggiante della parola più bella che ci sia. Noi, insieme, oro puro, insieme, pura magia. E ora che questo finalmente sia. Amen. Grazie, Edoardo. Davvero... In poche parole hai condensato tanti bei concetti di cui abbiamo avuto modo di parlare anche prima del programma, ma poi un accenno ce n'era stato anche nel corso di questo appuntamento. Lavoro, ferite, sentimenti o gioco? Qual è il settore nel quale è nascosto l'oggetto? Sentimenti. Sentimenti, allora andiamo a scoprirlo. Cosa c'è nel settore dei sentimenti, nel nostro archivio di ricordi? E guarda un po', sul nostro cuscino rosso spunta un paio di occhiali. Di chi sono? Sono di mia madre. Ricordo della mamma. Perché hai deciso di portarli? Io li tengo in studio perché mia madre è sempre con me. Spiritualmente? Sempre con me, sempre con me. È una forza positiva. E quando morì senti proprio un calo di energia accanto a me. E poi è tornata e la sento accanto perché è una persona che mi ha amato molto. E amo molto. Vabbè, non poteva che essere altrimenti. E insomma, questi occhiali ti aiutano a sentirla ancora più vicina. Grazie mille, Edoardo. Grazie e noi, come sempre, ci vediamo domani. Grazie a tutti.